No! Piano, Flo! No. Olivia, te l'ho detto, non l'ho picchiato troppo forte. Dove sono? Dove sei? Nel luogo sbagliato, nel momento peggiore e all'ora meno indicata. Sei uno spacciato. Florencia, fiorellino mio. Non chiamarmi così, questo è quello che succede a entrare nell'appartamento di due donne sole e indifese, no? Flor, gli hai dato una botta che l'ha quasi ucciso. Va bene, ho capito, se ne deve andare, non può restare qui. Mi dispiace, ma non sta bene, Fiorellino. Non mi sembra corretto. Corriamo un pericolo noi due. Fiorellino, Fiorellino, aiuto. Non chiamarmi Fiorellino, non puoi restare qui. Ti alzi e te ne vai. Lascialo restare, fallo riposare finché non si sarà ripreso. Mi scoppia la testa. Va bene, va bene, dolore. Gli offriremo asilo provvisorio temporaneo. Certo. Però sta attento a superare i limiti perché te ne vai subito fuori, chiaro? Adesso è meglio coprirlo, sì. Prenderà freddo. Sì, ho tanto freddo, grazie. Ecco, ti copro. No, insomma, ma che combini? Sei proprio uno spacciato. Allora, restituiscimi la mano, non mi fido delle tue intenzioni. Olivia, Olivia, posso dormire con te? Ti proteggo. Sì, 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 certo, dormiremo insieme. Olivia! Olivia, che cos'hai da ridere? Questa è una tragedia. Quale tragedia, Flor? Buonanotte, sembra Olivia, una coppia aiutami, di comici. Aiutami, non mi lasciare con questo maniaco, ti prego. Olivia, aiutami, ti scongiuro, per favore, ti prego, non lasciarmi. Oh, non ce la faccio. Cosa faccio? Lo so che fa parte del piano, però non so, non mi piace, mi angoscia questa situazione. Lo sveglio, non lo sveglio, aspetto. Oh, ma io lo sveglio. Ah, Evaristo! Cosa ci fai seduto là? Signore, che cosa ci fa già alzata? Veramente non ho dormito. Cos'hai lì? Che cos'è? Rispondimi. E-M. E-M. No, fammi indovinare. E-M. Evaristo. E... Maria. Marina. Mariella. Marcella. Monica. Allora, aiutami, forza! Massimo. Massimo! Ecco, Evaristo e Massimo, un regalo per il mio signore, per il nostro giorno, per la festa nazionale di Cricoragan. Ah. Le dà fastidio? No. Ah. No, è molto dolce. Già. È molto bello che tu voglia così bene al tuo signore. Modestamente, mi dica, mia signora, perché stava per svegliarmi? Se devo dire la verità, Massimo è uscito ieri sera tardi e non è tornato. Che è successo? Sa che cosa succede, mia contessa? Sicuramente il mio signore si è riunito con il manager. Lui ha molte riunioni, già. Ma chiudi la bocca! Non ti rendi conto che ho già chiamato tutte le persone possibili? Sono rimasta tutta la notte attaccata al telefono, ma nessuno sapeva dove fosse. L'unica persona che mi rimane da chiamare è Segundo. Ma Segundo mi odia e lui non mi risponderà al telefono. È così, certo, sei disperata. Ma posso spiegare? Non potresti chiamarlo tu per me? Ma a quest'ora non è appropriato. Chiamalo! Per favore, ti prego. Pronto, il conte. Ah, buonasera. Intendo, buongiorno. Parla Evaristo. Sì, certo, ho capito. Che succede? Direi sapere, conte, se per caso, come dire, il mio signore non si trova là. No, no, qua non c'è, perché? Sono tanto preoccupata. Sono tanto preoccupata? Lei è molto preoccupata. Insomma, io sono tanto preoccupato perché il mio signore non è tornato. Bravo, digli che non sapevo chi altro chiamare, perché nemmeno Florencia è a casa. Certo, io non sapevo a chi chiedere, perché la signorina Florencia non è nemmeno lei a casa, perché adesso lei si è trasferita nel capannone. Certo, ovvio, finché voi due non partirete, no? Non ha dormito in casa? No, appunto, non ha dormito qui. Non è rimasto per dormire. Per chi mai preparerò colazione domani? I miei piccioncini e Floricienta stanno per andar via. E io mi sentirò così abbandonata. Buongiorno. 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 Bene, oggi faremo una colazione speciale. Sì. Mettiamoci a servire, certo, i nostri fratelli. Allora, signore, cosa desidera bere? Un succo? Commovente. Che bello, sarà fare l'ultima colazione tutti insieme in famiglia. Non ti fare, ci viene via. Vieni via. Buongiorno a te, Delfina. Così. Molto bene, Roberta.
Buongiorno. 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 Che sorpresa, non mi ero resa conto. Come mai sei qui? È la stessa cosa che mi domando io. Oh, ti fa ancora male. Sì, però mi fa anche bene. Allora esci subito, perché non so nemmeno che cosa ci sei venuto a fare. Flor, ascolta. Basta la voce, sei impazzito. Vuoi svegliare Olivia? Non ti rendi conto che sta dormendo? No, no, lo sai molto bene, perché sono venuto. No, non lo so e non mi interessa saperlo. E tu nemmeno ci dovresti essere, lo vuoi capire o no? No, non no, però adesso tocca a me. No, non ti tocca niente, adesso prendi il tuo bernoccolo e te ne vai a una montagna ascolta, di cose Flor, da fare. Aspetta, è l'ultima mattina che passiamo insieme questa. Ma io non ho colpa per l'orario in cui parte l'aereo, forza, esci, no, vai no, via. No, non me ne andrò, io Massimo, mi rifiuto. Non insistere, insomma, sbrigati, devi andare via, vai, via, via. Oh, che fatica. Adesso va dritto a casa e non ti fermare a giocare o a parlare con gli amici, va! No, Flor, se non riusciamo a parlarne ora, ci rimarrà sempre un peso nell'anima. Va bene, io ho comunque tantissime cose che mi pesano tra le spalle e la pancia, ma non fa niente, non cambieranno mai, né si staccheranno dal mio corpo se ne parlerò con te. Forza, basta, smettiamo di blaterare, vai a casa, vai, 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 vai! Sei qui, secondo, io non sapevo, non... Io nemmeno sapevo che tu... Non devi credere a quello che vedi, non è successo niente. E solo perché perplesso. Hai visto il corpo del reato non vuol dire che l'assassino sia qualcuno che conosci. Insomma, le apparenze, beh, posso spiegarti tutto. E stanotte stavo dormendo, sento un grande rumore, penso a un ladro, prendo un bastone, scendo le scale, gli do una botta in testa e cade a terra. E chi era? Massimo! Allora mi sono detta, che faccio? Lo ospito, ma solo perché no, stanotte... No, no, Flor, basta, basta, non è necessario che mi spieghi niente, davvero, va bene. Almeno mi credi? Sì, ti credo e ti crederò sempre. Però... Ecco, è evidente che... sei ancora innamorata di Massimo. E che Massimo è innamorato di te. E così, per quanto abbiamo tentato di negarlo, questa è la verità. Non so che cosa farai della tua vita. Però io voglio stare fuori da questa storia. Ho ritrovato una figlia che desidero conoscere. E ho capito che è meglio se viaggio da solo. No, non mi lasciare. No, no, io non ti lascio. Non ti lascio perché non ti ho mai avuta. È questo che ci separa. Tutto bene, tesoro? Sì, mio caro, mai stata meglio. Andiamo a passeggiare in spiaggia? Andiamo, andiamo, andiamo. Non vedo l'ora. Cioccolatini per la mia dolce ma. Ciao, tutto bene anche tu? Che tenero! Hai visto? Ci ha portato i cioccolatini, non è un tesoro? Buonilla, ti amo. Che bel regalo. Andiamo, Angelo. Omeliani, ferissimi. Ma dovrei tornare con il cuore infranto e l'orgoglio a pezzi. Ascoltami, testa dura. Ora ti do un avvertimento io. Se Florenzia soffrirà per colpa tua, ti assicuro che te ne farò pentire. Torno con mia figlia e te la faccio pentire. Aspetta un attimo, di che cosa stai parlando? Della mia partenza. Ecco di che cosa sto parlando, me ne vado. Però me ne vado da solo. Florenzia resterà qui con te e i bambini. Lei è perdutamente innamorata di te e questo non posso cambiarlo.